stai, dimmi cosa. Di un po'. Secondo te dove lo festeggia il Capodanno, Tonino Cerezzo? Secondo me dormi perché è un professionista. Idea Plus, canale 112, io ho ancora questo vezzo di dire Plus e non Plus, come fanno invece giustamente i miei colleghi, diciamo quelli un pochettino più acculturati. Riccardo Lorenzetti, Idea Plus, questo è un piccolo esperimento, si chiama Le Stelle di Natale e vi accompagnerà da oggi fino appunto alla giornata del 25. Noi approfitteremo di questi giorni di festa, intanto per farvi ovviamente indirettamente gli auguri, ma anche per parlare, per fare una piccola monografica su dei grandi personaggi della nostra zona. Trattandosi di Riccardo Lorenzetti, è chiaro che lo sport è comunque in qualche modo il leitmotiv, il filo conduttore, ma saranno grandi personaggi che ci parleranno non solo di sport, ma anche di vita. Il primo amico che ho voluto interpellare, che bontà sua ha risposto con la consueta eleganza e con la consueta disponibilità, è Gianmarco Bisogno. Ciao Giamma, buona serata. Ciao, buonasera a tutti. Giamma, lo conoscete grazie, tutti, presidente grazie di Emma Villas, ma non solo, lui è uno di quelli che ha inventato, diciamo così, un certo modo di fare sport nella nostra zona e poi ha saputo portarlo al piano di sopra, perché la sua Emma Villas a Siena sta facendo niente meno che la Superlega di volley. Stai bene Giamma, che momento è? Al di là di quello sportivo del quale parleremo, ma fisicamente ti trovo sempre un figurino. In forma strepitosa. Strepitosa. A proposito di sport, faccio tennis, faccio palestra, quindi questo qui mi aiuta a stare in forma, perché se stai bene fisicamente poi stai bene anche sotto il profilo mentale, ti viene tutto più facile. Sono d'accordissimo. Un medico mi disse, prendi lo sport e l'attività come un tuo business, perché se stai bene fisicamente poi riesci a essere più bravo anche nel business. Quindi è un business nel business. Bisogna essere anche aiutati dal fisico, te ringraziando Dio, insomma il Padre Eterno ti ha voluto bene da questo punto di vista. Già, ma una cosa che mi sono sempre domandato, ma te perché Gianmarco con due M? Io ho sempre sentito Gianmarco, quasi sempre. Invece te anche su Facebook, vediamo la tua bellissima front page con la tua bambina, Gianmarco, è una scelta dei genitori oppure credo un vezzo? Credo sia una scelta dei genitori. Genitori. Sono stati loro che hanno... Allora, il nome Gianmarco devo dire che viene dal fatto che mio padre, grande tifoso interista, e quindi all'epoca c'era la presidente Moratti, e il figlio di Moratti, come saprete, era Gianmarco. Quello più grande. Quello più grande. Poi c'è Massimo. Il fratello che poi è morto, tra l'altro, e che era appunto il fratello di Massimo. E mio padre dette a me questo nome perché da buon interista, come poi sono diventato io e tutti lo sanno, mi sono portato questo nome di un petroliere. La doppia M non lo so il motivo, sinceramente questo andrebbe chiesto a miei. Senti, ma come mai un bel giorno ti viene in mente di inventare a te, alla tua famiglia Emma Villas? Che poi alla fine i Bisogno nascono come costruttori, certo, tra i più importanti della nostra zona. Però poi un bel giorno vi inventate questo brand che poi alla fine è diventato quello che è diventato, insomma. Ma guarda, io cominciai con il lavoro di mio padre, poi come tutti i figli, e su questo devo ringraziare i miei genitori, mi hanno permesso e mi hanno concesso di fare il lavoro che mi piaceva di più. Quindi io mi sono messo a fare l'agente immobiliare, e mi resi conto che il business delle locazioni, degli affitti delle ville, perché all'epoca facevano affitti di appartamenti, facevano affitti di agriturismo, quindi non c'era lo spirito e l'idea di affittarsi una villa con la piscina per conto suo. Mi sembrava una cosa molto intrigante, molto interessante, e tant'è vero che poi io piano piano lasciai il mondo dell'immobiliare e mi sono poi dedicato a quello che era uno spin-off, è diventato il core business. È diventato il core business. Feci un test e mi resi conto che era talmente performante come business questo qui, che lasciai il mondo dell'edilizia di mio padre e dell'immobiliare e mi lanciai completamente su questo settore. Mi viene in mente, ma i due anni, praticamente anche più, di Covid, che tipo di strascichi lascia in un'attività come Emma Villas? Ma per noi sono stati anni difficilissimi,
perché considera che a marzo del 2020 noi praticamente eravamo, non ti dico falliti, ma giù per di lì, perché avevamo praticamente disdette da tutto il mondo, noi dovevamo pagare i proprietari e quindi fu uno shock terribile per noi come azienda. Però grazie, devo dire, al team che c'era a disposizione siamo riusciti a reagire in maniera quasi clamorosa. Tant'è vero che io comunque a aprile feci uno spot su Sky. Perché? Perché mi resi conto che la vacanza in villa era l'unica vacanza, tutto sommato, sicura che poteva fare un Perché il cliente. Non lockdown andavi più finì negli verso alberghi. Esatto, maggio, quando vai ad era? aprire, pur non avendo la certezza che durante l'estate potevamo andare sulle nostre, si poteva andare sulle nostre ville, feci questo spot. E ebbe un successo Giocasti il incredibile. tutto per Giocai tutto. o vincere o morire. E ebbe un successo incredibile, tant'è vero che avevamo, nonostante lo smart working, tutti che lavoravamo da casa, il sito addirittura non reggeva l'impatto quando usciva la pubblicità su Sky, andava giù. Talmente erano le richieste, talmente tante le richieste, e riuscimmo a superare questa fase con questa azione un po' aggressiva, zemaniana, perché a me, sai, a me Ti piace garba questa, sempre, la gente che va a me all'attacco. piace il 4-3-3. Un imprenditore deve avere sì l'equilibrio della difesa, ma principalmente di essere attaccante. Soprattutto di essere un E io sognatore. fui attaccante in quel caso e devo dire che riuscimmo a superare la stagione con l'entusiasmo anche dei nostri proprietari, dei nostri clienti, dei nostri dipendenti, nessuno venne licenziato. E poi abbiamo proseguito su questa scia e Guarda, devo io te dire lo dico, che. visto da fuori, chiaramente ci sono tanti amici che lavorano con te, ne parlano sempre come di una grande famiglia. Ecco, l'impressione, al di là del fatto che vi state facendo onore, eccetera, dà proprio l'idea, e questo, insomma, credo che ci sia anche la tua mano, anzi, c'è principalmente la tua mano. Questo è qualcosa che rimane comunque una squadra di pallone, una squadra di pallavolo. C'è uno spogliatoio che è importante più di tante altre cose. La Chiara, Andrea, tutti quelli che conosco che lavorano con te, insomma, si sentono parte del progetto come se fossero i proprietari. E questo è molto importante. Ma ti dirò di più che io spesso quando parlo, anche parlo ai nostri proprietari, noi facciamo dei meeting, degli incontri, parlo sempre della Emma Villas, che non a caso, diciamo, si può anche, può essere un mirror, uno specchio di una squadra di pallavolo. Infatti faccio ad esempio, no? Che dico sempre, la ricezione è la parte del commerciale, quello che prende la villa in acquisizione. L'alzatore è il marketing, quello che ti alza la palla per vedere, e poi c'è lo schiacciatore che è il booking, il reparto che fa le vendite. Quindi il mondo della pallavolo e dello sport si ripercuote poi anche nel mondo delle attività. Ma non a caso le aziende come motivatori spesso hanno grandi personaggi, grandi allenatori, grandi Come no? personaggi dello Come no? sport. Ma Velasco usa la pallavolo per fare un Certo, esempio splendido, il famoso. la teoria degli alibi, no? Esatto, Non perfetto. voglio schiacciatori che parlano di palleggiatori. Perfetto. E così nella nostra azienda. Ognuno deve fare il suo bene, perché se ognuno di noi fa la cosa giusta, fatta bene, poi è un successo collettivo e al primo posto ci deve essere sempre, no, l'azienda, Emma Villas, o l'azienda che uno rappresenta. Non c'è dubbio, poi soprattutto quando uno si sente Comunque è parte stata del un'esperienza molto progetto. bella quella, per assurdo è stata molto bella del Covid, perché brutta naturalmente, ma bella sotto il profilo imprenditoriale, perché ho trovato vicino a me delle persone straordinarie che hanno concepito il momento, hanno capito il momento, la difficoltà, e hanno creato un clima, un team di forza proprio Sai, nella ma terra. c'è quel famoso proverbio che dice quando sei in mezzo all'inferno non hai altra scelta che continuare a camminare. Ecco, per molte aziende, quando ci sono trovate dentro il Covid, eccetera, a un certo momento il vincere o morire, poi alla fine era un qualcosa che accomunava molti. E quindi in quel caso fare squadra, cercare di andare avanti, chi con un'idea, chi con un qualcosa, chi con un'altra, è stato assolutamente fondamentale. Ti faccio vedere una fotografia perché io ho voluto sintetizzare quello che poi alla fine sportivamente è il tuo percorso, perché te nasci a Chiusi con questa grande passione che nasce nel piccolo palazzetto, nemmeno quello di ora che adesso si sono ingranditi, hanno fatto Sì. quello più grande, Sì. e poi ti sei trasferito a Siena. Qual è il tuo rapporto con Chiusi e ovviamente quello con Siena? Ma sai, Chiusi, a parte che c'è Gianluca, che è un carissimo amico mio, devo dire tra l'altro è stato uno dei primi che ha lavorato in Emma Villas, anzi Emma Villas è nata grazie anche alla sua presenza, non ve lo sto a dire in maniera troppo approfondita, però Gianluca ha contribuito alla nascita di Emma Villas.
E Chiusi è un paese sulla quale io ho dei ricordi chiaramente bellissimi su tutto il mio percorso, che va dalla gioventù naturalmente fino poi all'esperienza della pallavolo. Siena è la nostra città comunque, perché io dico sempre senesi, non è che siamo di Canicattì o di chissà dove, siamo di Chiusi, siamo senesi. È una città bellissima, ha un popolo, secondo me, una cittadinanza di grande passione, di grande fuoco. Sono convinto che una città, nel caso nostro della pallavolo, che se riuscissimo a fare certi risultati avremmo sempre il palazzetto pieno. Io mi sono trovato benissimo, ho trovato gente che mi ha accolto, dai sindaci, da Bruno Valentini fino all'ultimo a De Mossi, e anche tutte le realtà poi delle contrade. Insomma, la città ci ha accolto Non la molto trovi bene. già una città un po' ripiegata, oppure secondo te è una città che in qualche modo cerca di, grazie anche alla Civitas, che poi alla fine è la colonna vertebrale di una città come Siena, che non hanno altri, quindi le contrade, la storia che si portano dietro, un senso di appartenenza che non è banale. Pensi che si possano risollevare, oppure questa botta, Monte dei Paschi, eccetera, ha dato a Siena quello che una volta, insomma, si diceva potesse essere una bella botta fra capo e collo? Ma io penso che Siena ha delle risorse che sono legate alla sua storia, alla sua cultura, a tutto ciò che rappresenta nel mondo Siena, no? Quindi secondo me piano piano rientrerà nei suoi, magari ha anche vissuto dei periodi, diciamo la verità, forse al di sopra, no? Delle sue possibilità, Delle loro possibilità. certamente. Quindi tutto sommato un ritorno agli equilibri giusti di una cittadina, perché 55.000 abitanti alla fine è una cittadina, siano anche tutto sommato giusti. Non c'è Quindi io dubbio. penso che non ha grossi problemi. È una città che reagisce, che è molto, vive la sua interiorità, no? Il suo mondo, le sue La sua grande abitudini. specificità, perché Siena è una Assolutamente. città. Vanno. Il bello di Siena, già, ma per chi ci viene da fuori, ma anche per noi che la viviamo, diciamo, con questo lente deformante di chi viene dalla provincia, ma si sente comunque senese. Siena è una città nella quale il tempo passa in maniera diversa che dalle altre parti, cioè è scandito in un modo che non è scandito da altre Sì, parti del mondo. Mi vero. viene in mente Venezia, che per la sua conformazione ha un modo di passare il tempo che è diverso, non fosse altro che per andare al bar devi prendere, per esempio, il vaporetto. Però Siena, a tutti questi tempi che te chiaramente hai imparato a forza di starci, mi ricordo quando ero ragazzo che vedevo a fine aprile la gente in fibrillazione, io non capivo come mai, dico, una data normalissima, per loro era la data più importante, perché quando Certo. gira il montone significa che è la prima contrada che gira, significa che si comincia a respirare aria di palio. E questo ti dà l'idea che ci sono delle cadenze a Siena che non sono dalle altre parti del mondo, e la rende ovviamente unica, unicamente al carattere, alla città che è Ma io, assolutamente guarda, bella. ti posso dire che quando siamo andati in giro, sia con la pallavolo a Chiusi che quando poi siamo andati a Siena, ho sempre portato con grande onore, grande piacere il nome sia di Chiusi, ma soprattutto di Siena, ancor di più perché non essendo proprio di Siena, mi sentivo in qualche maniera ancora più investito, no? Della responsabilità di Certo. fare delle cose belle e giuste anche per una città che è famosa nel Poi mondo. te sei stato attento, te sei stato anche vispo da quel punto di vista, perché, cioè, non vispo, in questo caso non ci hai voluto fare niente, ma te con Emma Villas arrivi in un momento nel quale il basket, che forse dal punto di vista cittadino è ancora più importante del calcio dal punto Sì, di vista, sicuramente. diciamo, della tradizione, insomma, ora la menzana messa maluccio da quel punto di vista. Ma io, sai, ho vissuto un periodo in cui venivano da una serie di situazioni legate poi al Monte dei Paschi, perché alla fine crollò il È Monte dei Paschi, logico. crollò il calcio, crollò il basket. E però devo dire che noi in questi anni ci siamo mossi senza il sostegno di nessuno. Io non sono andato né alle banche, né sì, la banca ci fa lo sponsor, la Gras, però non abbiamo mai cercato, no, di succhiare, di prendere qualche cosa ingiustamente e anche in maniera inopportuna. Quindi Siena su questo credo abbia apprezzato molto, c'è avuto tantissimi imprenditori che mi hanno sostenuto, perché io questo progetto non lo potevo mandare avanti chiaramente da solo. Per cui sì, c'è stato un po' di vantaggio in quel modo, però il senese rimane sempre molto legato alla pallacanestro e al Certo, calcio. beh, al Non è, calcio, ok. nonostante le difficoltà, io ho visto da Antonio Ponti, alla Durio, oggi, gli Gli Armeni, e Armeni. ora poi è arrivato Montanari e così via, anche nel basket le ho viste tante. Anche la pallamano c'è stata a un certo punto. Per cui devo dire che sì, abbiamo avuto questo spazio, però ce lo È siamo anche giocato vero, molto bene, devo parlando di dire. Siena, tra una città che fa
la semifinale di Coppa Italia, tra un calcio che farà la semifinale di Coppa Italia con il Napoli e una squadra che vince lo scudetto per 7 campionati di fila. Ricordati, alla SNAI nemmeno la quotavano più la Menzana, ti ricordi? Certo. È una Menzana che adesso va a giocare, non so, mi hanno detto a Piombino, a Cecina, e il Siena che fa una decente Serie C, una via di mezzo forse ci dovrebbe essere. Già, ma quest'estate sono andato a vedere lo spettacolo teatrale di Andrea Zorzi, che tutti sappiamo chi è. Zorzi è stato uno dei più grandi del Conosco Velasco. Bene. Un personaggio ganzissimo. Conosco bene, lo so molto volte, infatti. E lui ha fatto questo spettacolo a teatro con Beatrice Visibelli, dove ripercorre la sua storia, ma anche quella della famosa generazione dei fenomeni, quella che insomma, poi alla fine ha sdoganato la pallavolo, che prima di loro era uno sport seguito, ma insomma no, fino a un certo punto. E poi qua ci sono le fotografie delle due squadre, femminile e maschile, che ci hanno dato tante emozioni. Già, ma perché il giocatore di pallavolo è così, rimane così simpatico, forse più dei giocatori stessi, che però sono magari più popolari, ma rimangono un pochettino meno simpatici di loro? Ma guarda, io non parlo di simpatia o antipatia. La pallavolo è un tipo di sport che coinvolge delle persone probabilmente che hanno è meno popolare, diciamo così, no? Quindi in qualche maniera coinvolge delle persone che io mi ricordo quando feci il primo campionato di Serie C a Chiusi, avevo in squadra 5-6 laureandi o laureati. Cioè ha un approccio probabilmente anche sotto il profilo scolastico che si avvicina a un livello un pochino più alto. Quindi la simpatia spesso nasce anche dalla umiltà, dalla cultura, dalla conoscenza, perché la simpatia significa essere, saper stare, no, in maniera equilibrata nel rapporto con i tifosi, con i media, con i social oggi, no? E, però non credo che ci sono anche calciatori dai molto simpatici. I giocatori di pallavolo sono simpatici forse perché non hanno tantissimi soldi come Cristiano Ronaldo o Messi, e quindi in qualche modo delle immagini, però no dai, anche i calciatori a modo loro sono simpatici. Io ho trovato simpatia in tutti i mondi che conosco bene. Senti Gian, ma che tipo di giocatore eri quando eri ragazzo? Io ho pescato qui nel libro di Giacomo Testini, ovviamente, di Alberto Fabbri, dell'avvocato, questa fotografia con gli allievi, dove tra l'altro stai in buona compagnia, perché c'è comunque Gianni Marella, c'è il nostro amico Mauro Galli, c'è l'attuale sindaco Marchetti. Cioè, siete qui bambini sui 15-16 anni, credo. Sì, sì, sì. Che tipo di ricordi? A che giocatore era Gianmarco Bisogno centravanti? Vediamo un po', che ti ricordi? Ma io ho sognato tanto col calcio, perché è stata una passione pazzesca. Io venni a 14 anni a Chianciano, feci il settore giovanile e lì ho avuto la fortuna di incontrare una persona, prima cosa come uomo, anche genitore all'epoca, 14 anni, anche nella veste, diciamo così, di insegnante di vita, oltre che di allenatore, che era Gianni Marella. E Gianni Marella è stato per me un esempio tutt'oggi. Io gli voglio moltissimo bene, quando lo vedo lo saluto con grande piacere. Lui vinse un campionato allievi, giovanissimo. Sì, si vinceva parecchio, perché eravamo una bella squadra all'epoca, eh? C'eravamo dei giocatori molto Pallecchi, grandi. Te, sì, c'era Andrea Bombagni, Magrini, c'era Galli, Paolino Aggravi. Sì, sì, la squadra era molto, molto forte. Mica male, accidenti. E quindi ho un'esperienza bella, ecco perché ti dico, non posso dire che i calciatori sono più simpatici o più antipatici dei pallavolisti. E lì poi ho fatto tutta una serie di percorso, però a me è piaciuto, sono momenti belli, momenti emozionanti di tanti dirigenti. Mi hanno ripensato Attini, mi hanno ripensato Carlo Massarelli, che non c'è più, e tantissime persone che seguivano poi il calcio all'epoca era seguito in maniera pazzesca. Cioè, io mi ricordo Chiusi Chianciano, mi dettero un premio per la vittoria del derby col Chiusi, cioè a Chianciano, di 100.000 lire, mi sembrava di volare, capito? Ma c'era il campo sportivo, si chiamava, no? Lo stadio era pieno di gente, perché? Certo. Perché non c'erano le partite la domenica, la televisione. C'era anche un altro modo di concepire, di interpretare il paese, che oggi sì, forse c'era più amore verso la propria la domenica proprio pomeriggio campanile. Andare a vedere la squadra di calcio del proprio paese era un esempio di militanza. Io l'ho sempre raccontato, al paesino mio c'era gente che visto partite per 40 anni, alla fine sono convinto non aveva ancora ben chiaro il concetto di fuorigioco, ma che bisognava andare a tifare. E magari ce l'aveva con l'arbitro. Quello era rigoroso, però la squadra del paese si tifava a prescindere, questo era normale. Poi dopo
Le giovanili ti hai giocato, ora io ho messo gli stemmi già, ma chiaramente il Cetona non è questo, ti hai giocato nel Cetona Sì. Belverde, poi la Fonte Belverde e San Casciano era invece la Sancascianese Scippì, che comprendeva anche Celle e Palazzone, ovviamente chiusi, e anche Sinalunga, perché io quando cercai di portarti a giocare su da me, perché io l'ho fatto tenere, perché Gianmarco secondo me nel mio campino ci stava bene, te però all'epoca eri nel grande Sinalunga con gente che sapeva giocare, perché ha giocato con Damora, con Bui, con tanta C'era gente. Panfi, cioè, Cioè, alle Panfi, infatti quindi. non giocavo perché io avevo Damora Panfi davanti, erano talmente bravi che giocavo pochissimo. Allenatore c'avevo Carboni, fratello dei due Fratello Carboni, di. Esatto. e poi no, Sinalunga fu una bellissima, a parte una città che mi è rimasta anche molto simpatica, la seguo, e tifo anche Sinalunga. E poi ci fu l'esperienza di San Casciano dei Bagni e lì fu eccezionale, perché eravamo una squadra composta da un gruppo di Roma e un gruppo del posto. Quelli di Roma erano I bravi, romani esatto. erano bravissimi, ma loro si allenavano a Roma e noi ci si allenava qui, non, cioè, quindi non ci si allenava insieme, ma da domenica ci si trovava, eravamo una squadra fortissima, c'era Giovanni Roma, te lo ricordi Roma? Giovanni e Nazionale Ivano di Roma calcio. erano Giovanni giocatori Ivano Roma, io giocavo con pazzeschi. loro. E poi l'esperienza di Cetona, che poi sono rimasto amico, ho comprato anche, ho una casa tra l'altro, mi ricordo Vasco Pieretti, Andrea Maglioni, Ragazzi. delle persone stupende, insomma, delle esperienze. Ma poi era un'epoca, ragazzi, che era talmente diversa rispetto a quella di oggi, c'era veramente una semplicità, un attaccamento, ecco, la gente che veniva alle partite, c'era questo campanilismo, questi idee, che ne so, Cetona Piazze, San Casciano Piazze, Certo. era Bettolle Sinalunga, erano delle partite che valevano come Lazio-Roma, insomma. Bettolle, allora, chiaro, Sinalunga è passato al piano di sopra, il Bettolle ha un pochettino ceduto, ma te considera negli anni tuoi un Sinalunga Bettolle di seconda categoria, nemmeno una vetrina così scintillante, ma porta al campo sportivo 2000 persone. Sì. Addirittura ci sono le fotografie dove intorno al campo sportivo, a parte le tribune, ci sono almeno tre giri di gente, uno sull'altro, per vedere quello che succede. Ma era ovviamente un altro mondo. Già, ma parliamo di pallavolo, perché qua invece andiamo per te interista. Il 5 maggio del 2015 significa promozione. Questa, vediamo un po' a che cosa si riferisce questa partita, perché io qualche cosa mi salto. Questa è la no, non è la finale, è l'ultima partita. All'ultima partita. Con. Ma senti, mi sembra che vincemmo contro Alba, che era l'ultima che dovevamo vincere per essere Ma matematicamente giocavate ancora promossi. chiusi Si qui, giocava eh? chiusi, si faceva la B1. Avevamo vinto la domenica prima a Mondovì, dove venne due pullman di tifosi da chiusi a Mondovì, perché era la partita decisiva. Chi vinceva quella partita sarebbe andato primo, e quindi l'ultima, no, sai bene, le ultime partite diventano Certo. poi. E quella fu la partita che noi vincemmo e avemmo la promozione in Serie A2, e lì fu un grande evento perché naturalmente su Chiusi ci fu un grandissimo entusiasmo. Ma fu una cosa bella quella sulla pallavolo di Chiusi, perché venne così in maniera impensata, estemporanea. Anche la gente rimase un po' in qualche maniera sorpresa da questa cosa della pallavolo, perché comunque pensavano fosse magari uno scherzo, invece diventò una cosa seria. E la routine di vedere la Emma Villas al palazzetto di Chiusi era diventata un po' C'era era un'atmosfera normale. bellissima. Guarda, ti dirò di più. Ci sono delle cose che nascono con un'alchimia che la percepisci e che probabilmente da quello vedi che può funzionare. Ora, in quello era un momento, secondo me, che Chiusi aveva anche molta voglia di ritrovarsi con un qualcosa di vincente. Era un momento storico un po' particolare. Però io ricordo che venire a vedere le partite al palazzetto c'era sempre un sacco di Sì, gente, ma tanta. proprio tanta. E poi soprattutto c'era l'atmosfera giusta, di gente che avevi l'impressione che venisse veramente con grande piacere. Tant'è vero che quando poi ti trasferisti a Siena dico, fatto bene, nel senso di dire che nel mondo si cresce. Però dico, Chiusi avergli tolto questa pallavolo che era diventato un giocattolo veramente bello in quel momento lì. Ma sai, allora, il progetto Chiusi nacque grazie anche a tantissimi amici che mi sostenevano. Io ho avuto amici che hanno partecipato economicamente, ma mi sostenevano anche proprio a livello di vicinanza, perché i successi sportivi non sono solo economici. Successo sportivo è un insieme di cose anche e soprattutto umane, Certo, ma ti fa quell'alchimia stare che meglio, ti ma che permettono di scherzi. superare momenti Ma è difficili, di ovvio. gioire. E lì fu un'esperienza bella su Chiusi, ma
credo che Siena poi a sua volta fu una conseguenza, ma fu anche un obbligo. Io fui obbligato perché non avevamo il palazzetto a Chiusi. Questa è la verità, perché sennò uno gira un po' intorno a questa storia, certo, di Chiusi Siena. Poi Siena probabilmente per certi aspetti ci ha permesso di avere una crescita anche a livello imprenditoriale, con aziende che ci hanno sostenuto, di pubblico, di palazzetto, che c'ha, però l'esperienza di Chiusi rimane un'esperienza sotto certi aspetti. Ripeto, Chiusi in quel momento rimase colpita da questa cosa. Io ne sono grato e quindi ringrazio sempre tutti quelli che me l'hanno permesso di fare e hanno partecipato insieme a me, naturalmente. L'anno dopo voi vincete la Coppa Italia di A2, perché voi andate a stanare Tuscania, che era una delle vostre, insieme a Spoleto, Tuscania, sono questi nomi che arrivano, e voi andate a vincere il 29 gennaio del 2017 la Coppa Italia di A2 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove insomma, sì, uno dei palasport più importanti d'Italia, se non il più importante in assoluto. Voi fate fuori ai quarti Aversa. Poi fate, che cos'era, una Final Four questa, Giamma? O andate solo a fare la finale? No, è una finale, vedi, sono dei turni che ti dovevi piazzare nelle prime 8 e poi ti scontravi con le varie. Si eliminò Brescia, poi Mondovì e poi la finale si vinse con Tuscania. E anche quello diciamo, fu diciamo, un primo tassello di veri successi. Perché insomma la Serie A, vincere la Coppa Italia di Serie A2 non era uno che scherzo. Qua il secondo anno. E c'era anche un sacco di pubblico, un sacco di amici, partecipò tantissimo sia Chiusi che Siena. Insomma, fu una giornata. Ma poi non lo so, guarda, quel palazzetto con queste luci concentrate sul campo, con le tribune tutte nere, c'era un'atmosfera veramente da fiaba. Io ricordo, te scrivesti qualcosa su Facebook che dava proprio la misura del. Qua siamo entrati in geografia, per usare un'espressione che usano i latinoamericani, cioè da una cosa che nasce, non dico per scherzo, perché poi alla fine è stata una cosa molto bella e seria, però quando arrivi a questi livelli te ti rendi conto che sei passato veramente il famoso upgrade, dico, sì, è vero, però sai, poi alla fine quando sei dentro, Riccardo, non te ne accorgi, perché magari ecco, parli tranquillamente con un campione, con tanti personaggi, e sì, ti emozioni, perché io mi emoziono naturalmente, perché se non hai emozioni e passione queste cose non le fai, non è altro motivo per farle, però dopo quando sei lì ti diventa una cosa abbastanza normale, no? Stare con. Avevi Toffoli allenatore nel 2017? Sì, la Coppa Italia la vincemmo con Paolo Toffoli, che quell'anno stette con noi, e tra l'altro una persona di grande umanità, una bellissima persona, forse anche troppo per la sua carriera di allenatore. Forse. Ti ricordi quando me lo mandasti via, a me facesti un regalo, perché non eravamo ancora qui, eravamo addirittura nella vecchia Teleidea, e io mi capitò, era anche lì sotto Natale, qualcosa di questo genere, c'era l'allenatore del Siena, che all'epoca era Colella, non era un nome molto conosciuto, ma era pur sempre l'allenatore della Robur. E poi mi arriva Paolo Toffoli. Io ricordo quando arrivò Toffoli, Teleidea, arrivò il sole, perché Toffoli per noi chiaramente, certo, è il regista della squadra che vince tutto con Velasco. Insomma. Ma lo sai, Toffoli era una persona talmente, anche più che umile, quasi timida. Quando andavamo in qualche posto, che magari io lo presentavo, dico, guarda, ti presento Paolo Toffoli, famoso campione del mondo, lui no, dai. Diventava rosso. No, mi diceva, no, come dire, non lo dico. Paolo, sei Paolo Toffoli, cioè ti conosci. Però lui era quasi imbarazzato nel ritorno. Vedi perché i pallavolisti stanno più simpatici dei giocatori? Te sei stato diplomatico. Beh, guarda, sono tutti personaggi di grande spessore culturale, questo va detto, un po' tutti. Zozzi ha fatto un esempio, è una persona che quando ci parli ha una profondità di analisi delle cose incredibile. Però oltre ad avere questo, ha un'empatia che non tutti i calciatori hanno. Cioè te, ecco, diciamo, tagliandola col coltello, dietro il calciatore ci vedi il miliardario. Poi sono anche bravi ragazzi, mica detto. Signora, è anche uno sport più complicato la pallavolo rispetto al calcio. Quindi ci vuole anche più testa per giocare. Può darsi. Il calcio ha delle dinamiche un po' più facili. La pallavolo ha dei meccanismi che hanno bisogno di una riflessione, anche lo studio della partita, dell'avversario, è anche un po' diverso. Però, emotivamente parlando, il calciatore dietro purtroppo ci vedi quello che sfascia la Lamborghini. Il pallavolista ci vede il ragazzo alla, ti dico, Roberto Braga, tanto per dirne uno del quale dopo parleremo.
Poi arriva il 2017-2018 e qui arrivano le cose ancora belle, perché qua questo è l'anno boom, no Giamma? L'anno della finale con Spoleto che ritorna naturalmente come una specie classico. Di convitato di pietra, insomma. Sì, perché noi con Spoleto vincemmo il campionato di Serie B2 in una finalissima bellissima. Olio e Monini si chiamava. Monini, esatto, Monini. E nel 17-18 facemmo la finale per andare in Superlega con la Monini Spoleto. Esatto. E vincemmo 3-0. 3-0 e fu una tre partite bellissime. E secondo no, il sogno, la follia, diciamo così, no? di partire dalla Serie C e arrivare al massimo campionato di Superlega, che ricordate, il campionato di Superlega italiano è il campionato più bello del mondo, quindi è la NBA della pallavolo, del basket, la pallavolo in Italia. Quindi lì fu un giorno bellissimo, perché oltretutto ci furono quasi 4.000 persone, ecco, parteciparono tantissimo i senesi, gli sponsor, gli imprenditori, gli amici. E fu una serata indimenticabile. 8 maggio era tra l'altro il compleanno di Guglielmo Scheri, e quindi me lo ricordo. Il tuo addetto stampa? No, è il mio direttore commerciale. Però non c'è più. Beh, insomma, questa era una squadra che era rimasta nel cuore, un gruppo che tra l'altro, come nella nostra storia, partì molto male, non fece bene, e poi piano piano durante l'anno facemmo degli aggiustamenti, cambiare l'allenatore. È vero, arrivò Cicchello, parleremo one anche man dopo se ne parla. E poi venne una persona splendida, un olandese di 2,17 m, Kai van Dijk, che riuscì in qualche maniera a riequilibrare un po' lo spogliatoio e anche dare un aggiustamento leggermente più fuori tecnico. Classe, Beh, lui è un campione. E riuscimmo con lui a raggiungere questa... Quando la sera dell'8 maggio, oltre a spegnere le candeline di Ascheri, quando andasti a letto, che pensasti? Oltre questo c'è poca roba, insomma, ecco. Ma ti potrei dire quello che disse Lucchetta quando vinse il campionato del mondo, che si sentì svuotato, no? Lucchetta, ah, addirittura? Sì, ora che ho vinto il mondiale e devo vincere, capito? E quindi, diciamo, quando è più bella l'attesa che l'evento l'attesa stesso. L'attesa del piacere, il piacere, Leopardi, esatto. No? Quindi, pensai poco, io pensai quando andavo là, quando andai con la macchina da solo, e un po' mi commossi dentro di me, perché sapevo del pubblico che sarebbe venuto, fecero un bellissimo articolo sulla Gazzetta dello Sport, una pagina intera, Siena risorge sotto rete, con un'intervista mia, una pagina intera, dove raccontavo un sacco di cose. E fine della partita già pensavo comunque un po' l'atteggiamento imprenditoriale ti porta a essere subito proiettato al futuro, però io questo te ne devo dare atto, cioè te rimani il Gianmarco che io ho conosciuto, giocatore del Sinalunga, l'amico che ho trovato in tante occasioni in televisione e non solo. Io al di là del fatto che questi sono momenti nei quali si tocca il cielo con un dito, è che è vero che ti senti svuotato, però io credo che tu abbia la percezione di aver compiuto qualcosa di effettivamente storico, ma per il territorio non certo, solo. E comunque certo. Mantenere quei piedi per terra, io a Giamma gli ho sempre dato atto che se gli scrivi un messaggio 5 minuti dopo una cosa che ti viene, te hai l'educazione e la classe di rispondere grazie. Sai chi lo fa così? Federico Buffa, ma infatti poi siete assomigliate un po'. Poi arriva il 2018-2019 e questo, insomma, evidentemente la Superlega è una camicia forse un pochino troppo larga per la piccola Emma Villa Siena. Ma allora la Superlega, ecco, è un altro sport, è un altro mondo, altri palazzetti, altre preparazioni, altri allenatori, altre tecnologie. E fu un anno molto molto difficile, e pensa che avevamo comunque una bellissima squadra e investì molti soldi quell'anno, presi dei giocatori bravissimi da Said Marouf, che è uno dei palleggiatori più forti al mondo, cioè Hernandez, il grande opposto, Ishikawa, Maruotti, insomma tanti giocatori, però la squadra per una serie di motivi perse 11 tie break, nella pallavolo sono 2-2, vai al tie come tennis, e ne perdemmo 11, quindi significava che 11 punti lo abbiamo persi sempre per atti, per sfumature. Se centimetri. Si guarda la classifica, insomma, poi alla fine ne mancavano 3 per arrivare Callipo, che è Vibo Valenza. Il nostro anche loro, sì, Callipo l'abbiamo sempre trovata nel mezzo, purtroppo, sì. E non ce la facemmo. Grande rammarico quell'anno, quindi, sì, perché la squadra effettivamente... No, lo sai perché? Perché la salvezza avrebbe permesso di costruire un percorso. Chiaro.
perché anche gli sponsor e i tifosi avrebbero cominciato a seguire questo, veramente questo cammino, ti eri più esperto, avresti fatto meno errori. Perché poi l'anno che arriva dopo è quello del Covid. L'anno dopo, tra l'altro, facemmo una bellissima squadra, esatto. Eravamo primi, Covid, fermato tutto, esatto. Quindi rinviato all'anno successivo. Vabbè. Parliamo di quest'anno, Giamma, quindi ti faccio vedere un po' di foto di Emma Villa Saubei di quest'anno. Insomma, anche qua perdicchiate più che vincere, vediamo un po', che impressione si abbiamo? Perde molto, sai, lì è stata una scelta forse un po' troppo spregiudicata, diciamo così, no? Sotto certi aspetti, perché comunque abbiamo preso questo titolo, perché sai che se non puoi fare il campionato come Reggio Emilia, perché non aveva il palazzetto, forse anche soldi, vanno a ripescare anche le squadre che sono state sentite, ma soprattutto chi ha la struttura societaria, palazzetto. Allora, e noi eravamo quindi la Lega degli Uomini, mi disse: ma guarda, lo posso fare, io dovetti in brevissimo tempo costruire la squadra, trovare un po' di soldi e riorganizzare tutto. E quindi è stato fatto rifare la Superlega. Anche perché sì, perché la Superlega, capito, ti dà un lavoro di comunicazione, di immagine completamente diversa. La squadra è stata costruita un po' in fretta e ha faticato moltissimo in queste prime partite, e insomma salvarsi non sarà una cosa semplice, però ci proveremo come si è sempre fatto. Tra l'altro c'è una bellissima fotografia che è questa. Te mi raccontavi che questo è Messie Magie, come si chiama? Messie Magie. Gapette, che è Gapette. Uno dei più bravi in assoluto, insomma. E il fratello che gioca con te, che è questo con la maglietta delle Marine. Beh, io con lui ci ho parlato, gli ho detto, dico, allora, sei troppo bravo. E gli ho detto, Leon, che è il campione di Perugia, è Cristiano Ronaldo, che è una bestia. E te invece sei Messi, sei un giocatore fantasioso. Sì, perché lui se te fai dei punti, tocchi queste cose. Infatti lo chiamo Messi Magic correttamente, perché è imprevedibile, è un folletto. Io quando vidi la partita che... Molto simpatico, è pazzo scatenato, ma molto simpatico. Sì, ma infatti dà l'impressione. Sì, è pazzo, pazzo nel senso buono, però è molto simpatico. Però questo quando giocò con l'Italia, io dico, vedete, ci sta a cobrare, cioè che giocò una partita pazzesca. Poi l'Italia, la Francia l'ha ribattuta. Poi alla fine l'Italia, vedete, la palla a volo è uno di quegli sport che ci ha dato grandi soddisfazioni quasi sempre. Dunque parliamo di amici, Giamma, qui sono andato a ripescare perché Facebook in questo senso ci regala tante cose. Questo è Massimo Marchettini, siete cresciuti insieme, insomma. Beh, un amico fraterno, siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto un sacco di vita insieme con lui. Lui è stato quello che mi ha permesso di entrare nella pallavolo, perché mi chiamò e mi disse: mi dà una mano, papà. Sì, vabbè, quanto ti serve? Pensavo chiaramente dei soldi, e gli detti qualche cosa e cominciai a mi appassionare. Io andai a vedere una partita a Perugia di Serie C, mi piacque così tanto che finì la partita, ero fradicio di sudore a quanto mi ero agitato. Ah, praticamente il colpo di fulmine sulla pallavolo, perché te sei sempre... No, ma io l'ho sempre seguita, perché a Chiusi c'è sempre stata la pallavolo. La famosa c'era Vite. Massimo Caponeri, come no? C'era Massimo Marchettini, insomma, c'è sempre stato Però il battesimo del fuoco fu quella con volta lui, che andasti da vedere. A Perugia, che si vinse quella partita, c'è stato un grande campione, ha fatto le Olimpiadi, Riccardo Lione, Massimo Panchina, si vinse, e lì capì che mi piaceva tantissimo la cosa. E lì coinvolsi tutta una serie di amici, che poi ha inquadrato Fabio Ermini, Simone Canestrelli, Stefano Caidi, tutti amici di scuola, di asilo, questi qui sono stati... E comunque gente che comunque, voglio dire, se gli dici ho bisogno di 200 lire per giocare a flipper, c'è la possibilità di darti la mano. Siamo un po' lontani, però insomma aiutala ancora se serve, sì. Parliamo di... questo è uno di quei personaggi che secondo me ti sono serviti, hai visto quando si parla di entrare in geografia, insomma, ovvero quando si va al piano di sopra. E è pur vero che Emma Villas, insomma, voglio dire, con Mario Scappaticcio, nelle categorie che facevate allora, questo secondo me fece la differenza. Io venivo a vedere le partite e notavo che ne avevate di bravi, intendiamoci, però lui aveva qualcosa in più. Secondo me fu quello che sdoganò un certo tipo di pallavolo, o sbaglio? Allora, Mario Scappaticcio, prima che giocatore di pallavolo, era un grande leader, era il capitano. Era quello che entrava per primo, quello che andava a tavola, era il capotavola, parlava lui, era il capo. E questo quindi portava simpatia e antipatia. Io di lui ho un ricordo splendido, perché quando venne, che tra l'altro venne per caso, perché Andrea Di Marco mi disse: oh, ma c'è Mario, ma lo conoscevo, ma Mario chi? Il mio babbo, mi disse Mario, Mario Scappa, e ciao, e venne su, lui dalla Serie A2,
perché sia Braga che Di Marco che Scappaticcio venivano dalle due, vennero in B2, sì, perché gli piaceva il progetto. Sì. Venne Mario e poi a me Mario mi ha lasciato qualcosa di grande, non solo tecnicamente ma come lì. Noi abbiamo le teorie delle pressioni, siamo cresciuti che deve avere la pressione. Mario viveva per la pressione al compagno vicino e quindi ci si trova sempre. Personaggio di primo ordine, assolutamente. È uno di quelli che io ho ammirato molto, è uno di quelli che secondo me, ripeto, se Emma Villas riuscì a fare quel percorso, molto merito, era sicuramente suo. E poi c'è Romano, anche Romano ragazzi era un personaggio ganso, lui è marchigiano proprio, si sentiva. Ora Cittanova tra l'altro con Blengini. Romano venne perché Massimo quando salimmo in B2 non poteva fare la B2 e venne Romano, Massimo faceva il secondo e con lui si fece questa scalata. Ma per una questione di patentino? No? Sì, di patentino, okay. Beh, poi Massimo non era proprio, invece Romano faceva proprio l'allenatore di professione. Di mestiere. E con lui si fece un percorso molto bello, B2 e B1, si vinse campionato Coppa, poi la 2, Romano è un amico, è una persona che tuttora ci si sente, credo che siamo rimasti, no amici, ma molto di più. Con certe ma una cosa che mi ha dato la palla a volo, ragazzi, è questa parte sentimentale, perché poi crei dei legami, si potrebbero riportare un po' quando si faceva il militare, no? Quelle cose che non perdi più per tutta la vita. Quelle cose che ti restano sempre, e spesso... Ti portano delle emozioni dietro. Io mi ricordo Andrea Di Marco in ufficio che rimontava i video delle partite perché le scaricavano da un computer, un altro computer, piangeva. Ma che piange Andrea? No, perché rivedo quelle emozioni. C'è poco da fare. Quando riesci a entrare in questo genere di sintonia, poi la gente la perdi più. Lo sport in questo a me non segna. Infatti a me un po' mi manca, ti dico la verità, questo mondo della serie B. Certo. Della serie B io ho creato dei rapporti con dei ragazzi tipo Nicola Romani, Marco Lotito, certo. Simone Spesca, Paolo De Rosa, tutti i ragazzi siamo... La serie A perde un po' questo fascino, questo sapore romantico. Sono quelle cose, guarda, mutatis mutandis è quando fai le piccole categorie che ti capita all'annata della promozione. Cioè te camperai 100 anni, ma quando fra col bastone vecchio che trovi uno al mercato, la prima cosa, e ci credo che poi Di Marco si commuove, la prima cosa che ti ricordi è, hanno fatto un film che aveva un titolo molto espressivo, si chiamava Quando eravamo re. Ecco. Quando te vivi situazioni di questo genere ti dà l'impressione di essere veramente un re al centro del mondo. E è più facile sentirlo nelle categorie più piccoline perché chiaramente sono emozioni che ti rimangono di più. Quando cominci a farlo di mestiere chiaramente ti diventa una cosa quasi normale. Questo è uno di quei personaggi che te mi facesti conoscere quando facesti la presentazione al Papillon, bellissima. E lui ebbe l'impressione, intanto aveva un codazzo, le ragazze tutte innamorate di questo Cicchello, personaggio mezzo filosofo, mi sembrava, no? Lui ha fatto 3 anni con Velasco. Quindi la scuola è buona. La scuola è buona, è stato 3 anni con Velasco in Iran. E quindi c'aveva quella Manuel è una perla di saggezze, di con lui venite in Superlega, lui è l'allenatore, esatto. Ma sai, gli argentini affrontano le cose in maniera completamente diversa, cioè c'hanno il romanticismo letterario del Sud America, cioè, e loro ce l'hanno anche quando parlano, no, della press. La verità è quella che è, non quella che si pensa. Cioè capito? C'hanno sempre queste massime. La massima di un allenatore italiano di una cosa. Ma i cardi, le donne degli amici, c'hanno i baffi, loro sono così. Cioè, capito? C'hanno una profondità. Infatti Federico Buffa parla spesso, no? Dei soprannomi degli argentini, certamente, per esempio, quando racconta. E quindi lui c'aveva questa dote. E ti racconto un aneddoto molto bello. Quando facemmo perché io volevo vincere sempre, ma quando cominciamo i playoff per andare in Superlega, Manuel, e usò un sistema, fece mettere un laccino a tutti i giocatori sulla caviglia, perché quel laccino serviva nei momenti di difficoltà, sbagliavi una battuta, una ricezione, ti muravano, il laccino era un modo per dire ti eri squadra, perché tutti avevi il laccino. Capito? Delle filosofie, di una profondità, di una sensibilità che è difficilissimo trovarlo. Io ho sempre amato i personaggi del sud nello sport, i miei giocatori migliori, sono tutti latini.
perché hanno ti questa che ti danno almeno a me mi danno in più, e Manuel è stata una persona splendida, è stato l'allenatore della Palla. No, ma è vero, c'è questo modo di interpretare le cose a tutti i livelli, chiaramente la pallavolo e il calcio sono gli sport più popolari, però effettivamente spesso parlano come parlano i personaggi di García Márquez, che sono sudamericani, certo, strani, particolari, che comunque riescono ad evocare delle atmosfere, e quando hai a che fare con questi personaggi ti rendi conto che sono personaggi assolutamente non banali. La sua famosa frase di Cicchello era davanti a tutti, al Papillon tra l'altro, e disse press, perché lui aveva la voce un po' così rauca, press, sarà dura, durissima, ma ce la faremo, e ci si fece. Roberto Braga, ecco, questo era uno di quelli che secondo me è stato un po' il frontman, perché era bello prima di tutto, anche lui quando scendeva in campo, insomma, i gridolini si sprecavano, e poi era un bravo ragazzo, lo è tuttora. Voglio dire, però questo era veramente la faccia bella. Io avessi un'azienda e avessi da mettere in un depliant pubblicitario una faccia che mi rappresenta, Roberto Braga, oltre ad essere lo straordinario campione che è stato, insomma, questo era anche uno che ti rappresentava bene. Ma Roberto è in azienda con me. Sempre in azienda, certo. Me lo sia saluti? Che, sicuramente. Sia Roberto che Andrea Di Marco sono rimasti, che perché erano dei ragazzi eccellenti nello sport, ma soprattutto lo erano nella vita. E tuttora sono con me e sono persone alle quali io gli devo molto, sinceramente, perché scelsero tra l'altro il progetto, che comunque, ti ripeto, dalla 2 scelsero di venire in B2. Così a chiusi. Però te come imprenditore, vedi Giamma qual è la differenza, io non ti faccio la sviolanata. Il cinismo dell'imprenditore è anche quello che a un certo momento dice ok, mi hai fatto comodo, grazie e buonasera. Un ti ci vedo a fare un discorso genere. Ma io guardo, oramai credo, voglio far, lasciami uno spazio per parlare del mondo degli imprenditori. Io penso che l'imprenditore di oggi non può essere più l'imprenditore di una volta. Non può essere il padrone dalle belle braghe bianche, tiene solo i soldi per sé, li mette le Cayman, ci va in giro con la cosa. No, oggi l'imprenditore deve essere diverso. Un grande imprenditore non è quello più ricco, è quello che riesce a lasciare intorno a sé le cose più belle. E a modo suo, per quanto sia vero o non vero, non lo so, non lo conosco, Cucinelli rappresenta molto bene questo, certo, concetto. Cioè devi dare, perché sei stato anche fortunato. Perché sì, sei bravo, ma ricordati che la fortuna, certo, conta tanto. Certo. La salute, il momento giusto, la il concetto di fabbrica etica. E quindi l'imprenditore deve essere più un imprenditore lungimirante verso il prossimo. Devi lasciare, credo che devi lasciare. Ma poi parliamoci chiaro, quando intorno c'è gente che lavora volentieri, che gli crei un humus dove uno può dare il meglio di sé, insomma, io ci sono stato nei posti dove il lunedì vai al lavoro a gangherito e ti dico duri è il triplo più di fatica di quando invece hai a che fare con gente positiva. Roberto era veramente uno di quei personaggi che faceva innamorare del progetto, lui Di Marco, ma lo sai che si fece? Bittoni, cioè, ti ricordi? Ma lo sai con Braga che si fece? Smise un anno, gli dissi ascolta e venne a lavorare con me, dissi ascolta Roberto, fammi piacere, prossimo anno. Ah sì, me lo raccontasti. Vieni a Siena, si porta la squadra in Superliga e ritorna dopo. Poi... E così è andato. Bittoni sì, lui era il chiusino doc. E quindi era una specie di carissimo amico, una persona eccezionale. Vabbè ragazzi. Lui, mi racconti sempre di Van Dijk, di questo olandesone che un bel giorno arriva e che ti risolve un po' di problemi. Sì, lui è un bravissimo ragazzo, era un filosofo. Sì, faceva, si è agitato, dico, per la partita. No, tranquillo, ora vado a casa, mangio, faccio un riposino, faccio merenda. Ci stava volentieri assieme a lui. Sì, lui rimase malissimo quando non venne confermato. E siamo rimasti grandi amici. Questa foto, non so se la fate vedere, ma questa è eccezionale perché... Cioè, mi è successo a me nella pallavolo che normalmente ero il più alto e il più secco, sono diventato il più basso e il più grasso. Ci credo. Perché ti metti intorno, guarda qua, cioè, te dimmi se è normale che uno come me di 1,87 m deve essere in tappo nei confronti di questo. Ma guarda, poi ti dirò, l'olandese, vabbè, noi chiaramente con l'Olanda... Infatti nota che c'ho la cravatta arancione. La prima cosa che ho guardato, la cravatta arancione. La nostra è una generazione che all'Olanda è affezionata anche se vede passa uno per strada, perché l'Olanda è uno di quei paesi che con lo sport ha un rapporto particolare, pur essendo una nazione piccolina, se vogliamo, questi hanno saputo esprimere, e gli olandesi hanno una capacità di fare sport che non hanno altri, cioè i belgi che gli sono vicini non hanno la stessa temperia degli olandesi o i danesi, eccetera. Forse sono più spensierati. Non lo so, loro hanno qualcosa che poi alla fine, vedi, ti Verstappen, te ne dico uno, certo, per dire un grande campione, è olandese, sì, ma casualmente è olandese, non è né danese né gallese né scozzese. L'unici che secondo me possono tenere loro sono le jugoslavi, però i jugoslavi sono più matti, mentre loro sono più nordici, quindi insomma vincono anche di più.
Toffoli, raccontami due parole di Toffoli, ripeto, per me fu una bellezza perché vedermelo apparire, per me Toffoli era Toffoli, Lucchetta, Gardini, Zorzi, erano quelli che praticamente, Cantagalli, la generazione che ci fece sognare davanti alla televisione. Insomma. Ma sai, quando, te l'ho detto prima, quando ti ritrovi un po' in questo mondo, dopo ci fa un po' meno caso, però certo parlare con Paolo, farsi raccontare, no, gli episodi di quando vinsero il mondiale in Brasile, ragazzi, personaggio, eccetera eccetera, ma lui è una bravissima persona, ma come lui per esempio con Lucchetta ci vuoi tanto viene in ufficio da noi a chiacchiere, sono tutte persone piacevolissime, devo dire, ognuno col suo carattere, però riescono anche loro a tenere i piedi quando molto perché Cicchello sostituì lui in A2, no Cicchello sostituì Bagnoli. Bagnoli, no, Bagnoli Osvaldo, insomma. Il mitico Osvaldo Bagnoli. Ma quando devi dirgli Paolo non è più cosa, o a lui, a Bagnoli, cioè, non è un momento brutto, però ci rientra anche quello, insomma. Io non lo farei mai presidente di una società, perché io non esonererei mai nessuno, insomma. Ma sai, ci sono dei momenti dove lo devi fare, lo sanno, loro lo mettono in preventivo e quando entri in una cosa di questo genere, certo, sanno perfettamente, ovvio, che il rischio che a loro gli comporta è quello dell'esonero. Certo. Perché poi purtroppo io oggi farei delle cose anche in campo, ma non le puoi fare, quindi devi per forza puntare lo sguardo su quella figura dell'allenatore. Perché poi si creano dei meccanismi, delle dinamiche che si spiegano male da fuori. Cioè, ma perché l'ha fatto? Perché ci sono l'anno della promozione. Bagnoli fu sostituito da Cicchello e vincemmo il campionato. Esatto. Non è banale la cosa. Senza nulla togliere a Bagnoli, che era bravo come Cicchello. Bagnoli si vuole bene, però non era bravo come Cicchello. Ok. E Velasco dove l'ha conosciuto? Ma Velasco, senti, l'ho conosciuto perché venne, a parte amico di Manuel, il maestro, come lo chiama, poi l'ho conosciuto a Siena, Velasco, diciamo, ma come ti posso dire, una volta ci trovavamo a Bologna e io non l'avevo riconosciuto, lui venne a me e mi salutò e mi disse buonasera presidente. Quando mi disse Velasco buonasera presidente, lui invece che io a lui, ma non per maleducazione ma perché non l'avevo visto, capì che forse qualcosa ne parlavo, avevo fatto cosa, perché se ti saluta cosa. Velasco buonasera sa presidente, sei, allora insomma, vuol dire che qualcosa che di meraviglia. Buono è fatto, grande personaggio, che ti appartiene a quella roba, onore a lui. E questo è passato da te, e quest'anno l'abbiamo applaudito, si chiama Yuri Romanò, è uno dei punti di forza della nazionale che è ritornato a vincere. Lui era con te praticamente. Lui è stato 2 anni con noi, e una persona, una famiglia stupenda. Lui è un ragazzo molto umile, un grande lavoratore, secondo me ha fatto delle cose pazzesche, perché dal livello che era con noi al livello con la nazionale credo sia un caso quasi da studiare, perché è raddoppiata la sua qualità, anche se quando poi passi di categoria e giochi in categorie superiori automaticamente chi ha talento lo tira fuori, no? Certo. E lui è stato eccezionale, mi sono anche molto emozionato con la Francia. È bello, credo. Perché fece una partita pazzesca, e giocò benissimo, e ogni tanto ci sentiamo, ci si scambia, ecco il famoso discorso. Ecco, lui è rimasto anche molto, 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 sì, molto facile, diciamo, come rapporto. E con lui ci sentiamo ogni tanto. Però che bello orgoglio aver fatto vestire la maglia di Emma Villas a un campione. Certo, che gioca quest'anno ci abbiamo Pinari, ci abbiamo avuto tanti campioni anche noi, ci abbiamo avuto Parodi, ci abbiamo avuto Maruotti. Ishikawa, che ora a Milano, che per esempio Ishikawa è un giocatore straconosciuto in Giappone, addirittura credo che abbia fatto il portabandiera anche per le Olimpiadi. Per le Olimpiadi o qualcosa del genere. Senti, voglio concludere, Giamma, perché questo è uno di quei personaggi che, guarda, io perché persi il treno, però l'avrei conosciuto tanto volentieri, che io sono molto affascinato da questi che sono sportivi, ma che secondo me rappresentano altro. Allora, Maruf è uno dei leader della nazionale iraniana, lì da quando ci ha messo le mani Velasco, l'Iran che è una nazione che non esisteva, però insomma hanno saputo tirar fuori. E questo personaggio che si chiama Maruf e che ha giocato anche con te, ecco, noi siamo abituati ad associare l'Iran, soprattutto in un momento come questo, diciamo, ad altre cose, i personaggi sembra che insomma rappresentino il fondamentalismo, eccetera. Io vedendo Maruf ho sempre avuto l'impressione, visto questi personaggi alla Franco Battiato, questi filosofi, questi pensatori sufi, ecco, è un personaggio in quel modo, voglio dire, che cosa ti ha lasciato Maruf? Sì, sono personaggi molto profondi, non è che sono personaggi facili, molto complessi, un grande lavoratore, una persona
che si è distinto secondo me per la sua professionalità. Purtroppo facemmo un anno difficile e lui fu inghiottito da queste difficoltà, però un grandissimo signore. Pensa che lui, quando ci furono i conti finali, lasciò 10.000 euro come penitenza perché eravamo retrocessi. L'unico. Non è... Fu un gesto. So quelle cose non banali. Che, so no, quelle no, cose non banali. Banali. E io di lui c'ho un'ottima volta. Facevo tra l'altro una bella esperienza con il rettore di Siena all'università, con tutta la comunità iraniana. Venne anche Manuel Cicchello perché era stato in Iran, lui era stato un Cicchello. E infatti si fece questo incontro, fu molto bello. Sono culture che non si possono giudicare noi da qui, sicuramente, cioè si devono giudicare per quello che soprattutto sta succedendo, certo, è ovvio, e si deve dire, però sai, che loro, però loro sono nella loro educazione, nella loro cultura, nella loro religione, che è anche difficile entrare. Lui comunque era, sì, islamico, diciamo così, anche era un uomo di mondo, era un uomo, era di un mondo, uomo che guardava avanti, la green card, quindi lui in America è la sua casa, per certamente cui, ecco. Però è uno di quei personaggi che, se una sera, ecco, una pizza con un personaggio che dovevamo prendere un centrale, e che è anche lui un grande leader dell'Iran, Mousavi si chiama. Quindi Maruf e Mousavi sarebbe stata una coppia che probabilmente in Iran saresti diventato aprivano le prime pagine dei giornali, sì, oggi sì, è Mavilla Sabino. Certo, certo. Dunque, vabbè, già, ma ti ringrazio, dai buon Natale ai nostri amici, ci ha fatto, certo, un grande onore, naturalmente a me, ovviamente a tutti gli amici di Adela. L'onore l'avete fatto voi a me, perché io spesso quando mi chiamano presidente, guardo come dire, io sono Gianmarco, perché vengo dalla Biffa, con mio amico Massimiliano, col Pisi, si giocava nei mucchietti di sabbia, e quello sono e quello rimarrò sempre. Sì. E quindi onore è mio e sono qua, e soprattutto per... quello che a me piace è l'idea di poter lasciare, come ho detto prima, qualcosa anche ai giovani, che io invito sempre a fare esperienze di vita, a fare anche gli imprenditori, non avere paura e buttarsi nelle emozioni della vita, perché è molto corta e va vissuta con la massima emozionalità e possibilità di fare cose belle. Buon Natale. Buon Natale, Gianna, a tutti. Buon Natale. Di un po'. Secondo te dove lo festeggia il Capodanno Tonigno Serezzo? Secondo me dormi perché è un professionista.